Massimo. Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio. È un nuovo titolo, è Farmers Dynasty, è un nuovo titolo non proprio nuovo e non è nemmeno nuovo per il canale in realtà, perché questa è la seconda serie, però dalla prima è stato aggiornato parecchio. Adesso, per chi non sa di cosa stiamo parlando, ve lo spiegherò man mano che giochiamo, perché è un gioco che va giocato con calma, è molto gestionale, quindi facciamo subito un nuovo gioco, inizieremo la storia, quindi vediamo da dove si parte. Molto probabilmente l'inizio sarà uguale, ovvero che ereditiamo questa nostra farm da un nostro zio, non lo so, adesso vediamo. Parla con Oliver. Da quando tuo nonno è morto, tiene d'occhio lui la fattoria, quindi è il nostro nonno che ci dà... Ciao, io sono il tuo vicino. Mi chiamo Oliver. Da quando è morto tuo nonno, mi occupo io di mandare avanti la fattoria. Piacere di conoscerti, Oliver. Apprezzo il tuo aiuto. Quindi questa è la mia eredità? Sì, ora il terreno e questa splendida fattoria sono tutti tuoi. Ti do il benvenuto nella nostra contea. Grazie. Non so molto sull'agricoltura, ma imparo rapidamente. Credo proprio che ti troverai bene. Qui siamo tutti brave persone e ci aiutiamo sempre a vicenda. Vieni, facciamo un giro. Notare che noi arriviamo Coraggio. Già con una camicia a scacchi da boscaiolo e un cinturone da muratore, e come vedete purtroppo i dialoghi non corrispondono effettivamente ai sottotitoli sostanzialmente, ma del resto vabbè, ci può stare, nel senso, va bene, possiamo farne a meno. La fattoria ha visto giorni migliori, la manutenzione è fondamentale. Questa allora, è casa tua. Il tetto ha bisogno di una sistemata, ma almeno qui puoi dormire. Ovviamente è tutto da ristrutturare, ma è anche questo il bello di questo titolo. Sta a te riportare la fattoria agli antichi splendori e presto scoprirai come fare. Seguimi. Va bene, basta che ti dai una mossa perché sei un pochettino lento. Troppo lento. Poi puoi anche tagliare per l'erba, che è alta. Ecco, ma... il garage per i tuoi veicoli. È ancora vuoto, ma sono certo che presto ne ha... Tuo nonno non ha finito il piano di sopra. Magari finiamole le frasi. Puoi sempre rimediare. Ti servono solo i soldi per i materiali da costruzione. Va bene. Hai detto niente, però... è veramente di una lentezza stratosferica. Perché non cammini alla mia stessa andatura? Ecco il fienile. Ora è vuoto, ma serve a conservare il fieno per i tuoi animali. Con quel tetto lì la vedo dura. Devi solo imparare questi buchi, se non vuoi che il foraggio si bagni e marcisca. Fai tu. I vecchi animali di tuo nonno sono stati venduti. Dovrai comprarne di nuovi. Lui si occupava della proprietà, no? E cosa faceva che qua è tutto disfatto? Ha fatto un cazzo fino adesso. La stalla sente il peso degli anni e ha bisogno di qualche lavoretto, ma è ancora solida. Naturalmente puoi rimetterla in sesto da solo. Lo dici tu, che è ancora solida. Ripara quei buchi, se ci tieni alla... Sei venuto preparato e hai portato gli attrezzi. Bene, prova a sistemare questa porta, che è rimasta bloccata e non si apre. Ok, utilizza gli strumenti, riparazione e ripariamo sta porta. Molto bene. Perfetto, così dovrebbe andare. Adesso Coraggio. Dovremmo fare il fienile. Forse. Perché fai il giro largo? Problemi di deambulazione. Così abbiamo la vista da ingegnere. Mamma mia.
che ci dà tutto, ci dà informazioni sui campi, sugli animali, sugli edifici. Costruisci un ponteggio per salire a controllare il tetto. Ok, il ponteggio è sempre qua. E andiamo a riparare il tetto. Io facendo con 1, 2, 3 non posso cambiare gli strumenti neanche a morire. Ok. Qui c'è tanto lavoro da fare. Va bene, ormai già che ci siamo lo sistemiamo tutto. Ragazzi, spero che i volumi vadano bene, semmai lo sistemerò nei prossimi video. Allora, come vedete possiamo sia riparare che poi ristrutturare proprio, infatti mettendo la guaina, insomma, il tetto. Per adesso le riparazioni intervengono sulle strutture vere e proprie. Per poter utilizzare un edificio al meglio deve essere almeno riparato. Poi per un fattore estetico si potrà anche pensare a verniciarlo, eccetera eccetera, a rimetterlo proprio a nuovo. Va bene. Ok. Il tetto è a posto. Già che ci siamo, facciamo anche questo. Benissimo. Cerchiamo di non ucciderci scendendo dal ponteggio in maniera sbagliata. Direi che possiamo togliere il ponteggio. Ok. E vediamo cosa ci dice il nostro Oliver. Torna più tardi. Ma che cazzo stai dicendo, Johnny? Il tetto è a posto, l'ho sistemato. Ah, dovevo mettere il ponteggio qua. Se no mi si incaspa. E sì. Cioè, se non faccio quello che mi dice lui, sostanzialmente si ingarbuglia. Ok. Vabbè, io il tetto mo l'ho riparato, è tutto a posto. Come procede lassù? Fatto. Scendi appena è finito. Ho finito. Dobbiamo andare. Andiamo. Seguimi. Va bene. Posso tirarti il ponteggio in testa? Oh, si è messo a correre. Corre in maniera un po' strana. Basta, corri più. Dopo aver raccolto i cereali, puoi conservarli nel silo per venderli o usarli in un secondo momento. Prima secondo di usare me, il silo, ricordati anche no. Di ripararlo. Ah, sì, infatti, fai tu. Messo un po' male. Qui abbiamo un frutteto. Sì, ci sono anche le mele. Ah, le possiamo già raccogliere. Fantastico. Dai un'occhiata alla serra. Puoi usarla, sì, per coltivare verdure e guadagnare soldi facili. Sì. Ma ricordati di sistemare i buchi se vuoi che le piante crescano meglio. Fai tu. Qui abbiamo già dei materiali, ottimo. Vedo che tuo nonno aveva, ecco, già comprato i materiali per riparare. Puoi usarli per ricostruire la serra nel miglior modo possibile. Sì, almeno ci proviamo. Mettiamo qua un ponteggio. Dove ce lo fa mettere? Qua. Giusto per salire sul tetto. Quindi possiamo riparare. Prendiamo questi e cominciamo dal tetto, visto che ho già messo il ponteggio, e ripariamo sto schifo. Allora, per chi non conoscesse il gioco, spendiamoci due parole perché merita. Allora, scordatevi il livello simulativo, perché non è un simulatore, non è stato creato per questo, o meglio, diciamo che
non ci si può aspettare un titolo simulativo, è più che altro un arcade che però insomma ci permette di passare il tempo piacevolmente. È un gioco molto molto gestionale dal punto di vista del gameplay, ci sono davvero tanti aspetti da tenere in considerazione. Abbiamo animali, dobbiamo lavorare i terreni come in farming, dobbiamo raccogliere le uova per esempio delle galline, ma viene fatto manualmente. Mungere il latte delle vacche viene fatto manualmente. Poi abbiamo per esempio cosa possiamo fare? Abbiamo per esempio il gatto, che non so se ce l'abbiamo già o se dobbiamo comprarlo. Il gatto, per dire, ha bisogno di cibo per svolgere le sue funzioni da gatto, ovvero per esempio tenere lontani i topi dalla farm. E cosa mangia il gatto? Qui mangia pesce, e per dargli il pesce noi dobbiamo andare a pescare, quindi vedete che ci sono davvero molti aspetti da tener conto, e c'è un gameplay davvero molto vasto. Ci sono tantissime cose da fare, da ripararsi appunto la farm, che tra l'altro spero che sia una cosa, cioè che non sia solo un fattore che per esempio lo andiamo a riparare e poi rimane così. Spero che col tempo si deteriorino i materiali e dovremo comunque intervenire per mantenerla in buono stato, ma questo onestamente non lo so. Magari sapete, con qualche grandinata o piuttosto che eventi atmosferici insomma che potrebbero danneggiare le strutture, spero che avvengano, ma non lo so. C'è qualche bug nell'audio, ho notato mentre lo provavo, quindi vabbè, credo che sia ancora fra virgolette in fase di sviluppo come gioco, e spero che vi possa piacere. Non sarà un'alternativa di farming, sarà, qualora vi piaccia, una serie che porterò affiancata alla serie Italian Rice di farming, in modo un po' alternato. Sostanzialmente sono voluto tornare su questo titolo perché vabbè, qualcuno me l'ha chiesto commentando sotto la prima serie di Farmers Dynasty che ho sul canale, se l'avrei riportato. Sì, io ho detto di sì, anche perché poi dopo che ho risposto sì, sono andato a vedermi qualche gameplay e devo dire che è stato aggiornato davvero tanto, quindi ho detto sì, perché non riportarlo. Allora, torniamo con questo e rimettiamo a nuovo la serra, che ci permetterà di guadagnare qualcosina una volta che compreremo i semi. Nello shop, ragazzi, cioè qui si può fare di tutto, si può prendere l'autobus per andare in centro città, si può andare nello shop c'è di tutto. Inizialmente, se è come l'inizio della scorsa versione, probabilmente facendo lavoretti qua e là ci regaleranno dei mezzi che ovviamente hanno un valore solo affettivo, perché sono dei mezzi dell'anteguerra, però ci permetteranno insomma di cominciare a lavorare i nostri terreni. Si possono acquistare altri terreni, si potranno posizionare delle arnie per esempio per fare il miele, arnie che funzioneranno meglio se pianteremo vicino alle stesse dei fiori che una volta cresciuti potremo addirittura raccogliere per donarli a un'eventuale futura moglie che per esempio avrà il compito di cucinare, perché in questo gioco si possono vendere sia le materie prime grezze sia materie prime lavorate. Per esempio ho visto che con delle ricette che si comprano in giro si può fare
il gelato al miele, servono latte e miele, per esempio, e chiaramente il gelato al miele è molto più redditizio rispetto a vendere il miele separatamente, il gelato, no? E separatamente il latte, quindi c'è anche questo aspetto molto molto carino. E se qualora noi riusciremo a avere una moglie, sarà lei a cucinare queste pietanze al posto nostro, e quindi noi ci dedicheremo al lavoro manuale e la donna farà i mestieri di casa, facendoci risparmiare un po' di tempo e guadagnare un bel po' di cash. Allora, abbiamo quasi fatto, l'esterno è praticamente finito, adesso noi andiamo a fare i tavoli interni. Che la struttura ha bisogno di riparazione. Questo è un titolo che va preso un po' con pazienza, con calma. Mi piace molto l'aspetto che bisogna ripararsi la farm. Infatti sono curioso anche del futuro Farm and Fix che uscirà. Non è male, ci sono tanti aspetti molto belli di questo gioco. Capisco che per chi cerca un simulatore, chiaramente non lo è, magari può anche non piacere agli appassionati veri e propri di agricoltura, perché all'effettivo c'è poco di realistico, insomma, e di simulativo, posso capire, però è un bel passatempo, perché vi fa fare davvero tante cose, c'è davvero da riempire la giornata. Allora, fissiamo questi ultimi tavoli. E poi, oltre a riparare, come detto, si potrà proprio fare un effettivo restauro riverniciando. E qui abbiamo già dei semi che, volendo, possiamo usare. Magari lo facciamo subito. Buttiamo i semi che abbiamo. Ok, ci siamo quasi. E così, ragazzi, vi ho spiegato un pochettino le meccaniche di questo gioco, per chi non lo conoscesse. Vediamo se c'è qualcosa anche da riparare a livello di muratura, ma direi su per giù di no, a parte che se facciamo così dovremmo vederlo. Ok, direi di no, quindi perché non seminare? Abbiamo solo dei pomodori in realtà, che però meglio di niente, no? Allora, vi faccio un altro esempio. Si possono aprire e chiudere le finestre per areare la serra, no? Vedete, facendo così si apre, e una volta che trovate il trigger si chiude anche, in teoria. E c'è un impianto di irrigazione e bisognerà, ok, vedete che adesso bagniamo, è partito l'impianto di irrigazione, ci sta piovendo in testa, lo mettiamo nella comfort, lo facciamo arrivare nella comfort zone, e tenendo la serra chiusa. Perché? Perché se noi la teniamo aperta e piove, l'umidità aumenta all'interno della serra, quindi potremo avere problemi nel raccolto. Vedete, ci sono molti aspetti abbastanza tecnici. Intanto raccogliamo qualche mela, perché questo gioco ha anche un aspetto survival, nel senso che dobbiamo alimentarci e dormire, perché la nostra il nostro fisico risente appunto della fame,
e del sonno. Quindi raccogliamoci delle mele, perché al momento credo sia una delle, cioè forse l'unico sostentamento che abbiamo momentaneamente. Vabbè, direi che può bastare. Vediamo cosa ci dice il nostro caro Oliver. Hai sbrigato il lavoro bene. Sono certo che farai grandi cose con la fattoria. In effetti, potrai già avere un lavoro per te. Che cos'è? Potresti passare da me e ripararmi il fienile. Che ne dici? Il tetto è messo male e anche le pareti hanno bisogno di una sistemata. Non ho molti soldi, ma posso darti in cambio il mio vecchio trattore. Sono certo che ti farà comodo. Beh, noi senza ulteriori indugi mi sta bene. Accettiamo. E ci porteremo a casa sto trattore. È ora di tornare a casa. Buona. Però lo facciamo nella prossima puntata. Io approfitterei, visto che abbiamo il la possibilità di farlo, perché abbiamo del metallo. Ok, musichetta trionfale. Sistemiamoci il silo, perché andiamo a rischio che se poi non abbiamo il metallo e non abbiamo soldi per farlo, visto che siamo lì lì per raccogliere il grano, andiamo a rischio. Tanto qua è sparito tutto perché ho finito. Perché sono andato a cambiarlo. Però forse possiamo fare il pieno di metallo di nuovo, visto che ce l'abbiamo qua. Sì, dai, così lo rimettiamo proprio a nuovo. Ah, ce lo fai prendere. Ok, vedete, potevamo ripararlo, ma la ruggine rimaneva, così lo rimettiamo a nuovo. Perfetto, è come detto, è un gioco dove ci vuole un po' di pazienza, però è bello farci tutti questi lavoretti. Per dire, se non ricordo male, qui dentro, si dice ancora, c'è un decespugliatore con il quale noi possiamo falciarci l'erba. È bello, a me piace, io spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere appunto nei commenti. Nel prossimo episodio che registrerò di seguito probabilmente andremo a prenderci il nostro primo mezzo. Secondo, perché in realtà abbiamo già un pick up, poi pian piano ci sistemeremo. Prima di ristrutturarla, andremo giusto a sistemare la farm, a parte la serra e il silos che ce li abbiamo praticamente nuovi. Il resto andremo un po' a tappare un paio di buchi in giro e man mano poi andremo a fare i lavoretti anche in giro per gli altri, per avere, forse lo faremo subito, per avere appunto mezzi per lavorare i nostri terreni. Anche perché al momento di mezzi abbiamo il pick up, abbiamo questo coltivatore qui che... No, ho rifatto la porta in metallo. Vabbè, già che ci siamo, facciamo anche queste. Ecco, questa è una vera e propria ristrutturazione. Cioè, questo portone adesso è nuovo ed è in metallo. Non so se si può scegliere vari materiali per fare le cose. Comunque io volevo solo aprirlo per farmi vedere sta falciatrice che abbiamo qui, sta... e basta. Direi che vabbè, dai, per questo primo episodio possiamo anche chiuderlo qui. Mi raccomando, fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate e se volete vederci una serie. A me farebbe molto piacere. Chiaramente non andremo a sostituire nessuna serie in corso, anche perché è partita con un episodio che vedrete domani, è partito anche Euro Truck, guardatevelo perché vi darò delucidazioni in merito, perché non sarà una serie che porterò su YouTube, principalmente andrà su Twitch, farò solo qualche una, forse due puntate
al mese e rimetterò su YouTube. Per il resto la faremo in live, quindi se vi interessa seguitemi su Twitch e date un'occhiata a tutti i link in descrizione. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e come sempre da Zed è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!